tanto. Non è mica colpa sua. Bambine, la ricreazione è finita, forza, tutte in classe, da brave. Su in classe, bambine, piano, fate piano. Proprio adesso che stavo vincendo è finita la ricreazione. Ma io non sapevo quando ho sbagliato. Silenzio! Durante la ricreazione ho voluto fare un'ispezione alle vostre cartelle e ho trovato molto disordine, ragazze mie. Gomme americane, quaderni strappati, libri con orecchiette, macchie d'unto, pagine mancanti, scarabocchi, e questo non va. Però devo dire che ho fatto anche una scoperta sensazionale. Ho trovato che tra di voi c'è una scrittrice in erba, un'autentica promessa letteraria, una scrittrice che possiede una prosa spregiudicata, moderna ma efficace. Vi leggerò alcuni brani di questo capolavoro. Ieri sera, dalla finestra, ho visto per la prima volta Marco che si spogliava. Che spalle, che muscoli, meglio di Schwarzenegger, si pronuncia così, vero? Passo a leggervi un altro interessantissimo brano di quest'opera. Marco è veramente uno strafico. O anche, Marco mi ha dato un bacio, però ho capito che è imbranato. Basta! Quel diario è mio, me lo ridia, Sor Giovanna, è mio, lo rivoglio! No, mia cara, non è più tuo. Questo lo darò direttamente a tuo padre. Oh, no! E invece sì. Penso che sarà una lettura veramente istruttiva per lui. Tu, Mozart, stai buono qui e fa la guardia alle biciclette. Dai, dai! Alla rete! Andiamo a dire chiamo di più! Io ne chiamo di più! Eccole! Dai, dai! Brava! Dai! L'ho presa! L'ho presa! L'ho attaccato! Non è mia! Ah no, mi è scappata! Guarda che ho fatto! Io ne ho presi già due! E tu cosa ne pensi invece? Fuori in giardino. Grazie. Oremus amantabile, hermano, la verità è molto, ma se non l'hai vedete, ma te ne sei buttata, come tante ci sono, buongiorno, padre. Cosa c'è, bambina? Cosa c'è? Un regalo per la parrocchia? Eh? No. No? E allora cos'è? Lo sa, padre, che è stato rubato a Natale un ostensorio d'argento. Un sospensorio d'argento? Ostensorio! Ah, ostensorio d'argento, certo, un ostensorio d'argento, l'ho letto sul giornale. E dove? Sta lì. Dove? Qui, dentro il pacco. Ah, qui dentro? Ah, certo, qui dentro. Tu sai che lassù c'è qualcuno che tutto vede e tutto perdona? Hm? Di la verità. L'hai rubato tu? Io? No! Ah, meno male,
E allora cosa devo farci? Me l'ha consegnato personalmente il ladro e mi ha detto di darlo al padre confessore della chiesa di San Teodosio. Compressore? Confessore. Confessore della? Della chiesa di San Teodosio. San? Della chiesa di San? Teodosio. Che sia San Teodosio. Ma sono io! Beh... Ah, certo. Chissà come saranno contente le care sorelline. Eh? Già. Bene. Arrivederci. Arrivederci. No, 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 scusa. Come ti chiami tu? Sì? Mi chiamo... Sì? Ti chiami? Anita Garibaldi. Amintore? Anita Garibaldi. Anita Garibaldi. Garibaldi. Non strillare che non sono sordo, eh? Ho capito, vuoi mantenere l'anonimato. Anita Garibaldi. Arrivederci. D'altra parte, chi non conosce Anita Garibaldi? Anita Garibaldi. Anita Garibaldi. L'eroe dei due mondi. Via Garibaldi. Piazza Garibaldi. Tutto Garibaldi. Ta 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 ta. Pronto? Qui Orsoline. Borsalino? No, suore Orsoline. Non ho bisogno di capelli. Ah, Orsoline. Certo, Orsoline. Vorrei parlare per cortesia con la madre superiora. Sì. Sono io. Lo zio di chi? Sono madre Giovanna. Voi siete lo zio? No. Madre voi siete, Giovanna. Voi siete... Ah, madre, lei. Sono io, padre Ligio. Certo. Ho una bellissima notizia da darle. Davvero? Bellissima. Sì. Certo. C'è? Madre, è arrivato il prete che ha telefonato prima. Fallo accomodare subito. Sì, madre. Padre, si accomodi. Sorelle! Buongiorno, buongiorno madre. Buongiorno. Ecco qua. Sono infinitamente grata. Come? Grata! Ah, prego, grazie. Sorelle, ecco il nostro salvatore. No, madre, qui dentro non c'è un saldatore, c'è l'ostensorio. Sì, padre, lo so. Sorelle care, lo stensorio d'argento finalmente è tornato nella nostra cappella. Scusi madre, io gliel'ho già detto quello che sapevo. Gliel'ho già detto. Io non c'entro niente in questo fatto qua. Me l'ha consegnato una bambina il pacco, quindi... Com'era questa bambina? Com'era questa bambina? Bambina? Era alta così, coi capelli lisci, bionda, con gli occhi verdi. Ah, ho una vaga idea di conoscerla. Ecco. Le ha detto come si chiamava? Sì. Le ha detto come si chiamava? La bambina si chiamava... Anita Garibaldi. Anita Garibaldi, ah. Madre, io ho da fare, per piacere. Grazie. Stefania.